Milano e la Peste, siamo alle colonne di San Lorenzo, ovvero nei pressi di via Gian Giacomo Mora. Questa via ricorda le vicende di Gian Giacomo Mora, che fu praticamente un parrucchiere, giusto Valeria? Un barbiere che fu condannato a morte durante la peste del 600 a Milano. Ma raccontaci un po' meglio questa storia. Allora, sarebbe tanto da raccontare, anche perché è famosa, ne ha parlato Manzoni nel saggio aggiunto nella seconda edizione dei Promessi Sposi, appunto intitolato La colonna infame. E Manzoni racconta di questo fatto proprio per sottolineare quanto anche all'epoca la mente umana fosse arrivata a pensare a cose che non erano di fatto quasi inverosimili. E allora Manzoni inizia raccontando un po' la situazione della Milano durante la peste del 1600, sì. E racconta di due episodi che colpiscono molto, sia il fatto che due turisti stavano toccando delle statue del Duomo per curiosità, vennero portati al Tribunale dell'Inquisizione e accusati di essere degli untori, perché al Tribunale dell'Inquisizione, faccio una parentesi, non venivano portate solamente le presunte steghe ma anche casi di untori. E quindi erano dei tribunali che riguardavano anche poi casi un po' disparati. Okay. E poi l'altro caso è un signore anziano che era entrato in una chiesa, l'aveva spolverato la panca per sedersi, anche lui era stato accusato di essere un untore. E in questo stato di psicosi collettiva ci fu il caso di questi due uomini, Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza. Allora, Guglielmo Piazza era un ispettore sanitario che aveva il compito di guardare di casa in casa quali erano state, erano vissute da persone che erano appestate. Un giorno stava passando nella via che ora è chiamata Gian Giacomo Mora e stava controllando appunto quale casa fosse abitata da appestati. Una signora che viveva in una catapecchia vicino lo vide e vide quest'uomo con fare un po' sospetto andava lungo la via toccando le pareti delle case, quindi pensò che fosse un untore. In realtà lui si stava pulendo le mani toccando le pareti dall'inchiostro del calamaio, però in questo stato di psicosi venne portato al tribunale e sotto tortura lui fece il nome di questo Gian Giacomo Mora, che era un barbiere appunto che per diletto produceva degli unguenti. All'epoca tra l'altro i barbieri avevano un po' le veci dei medici, e unguenti che servivano a lenire le sofferenze della peste. Naturalmente anche lui fu torturato ed entrambi poi vennero giustiziati. Con l'esecuzione di questi due uomini l'epidemia non cessò e nel luogo dove era collocata la casa di Gian Giacomo Mora venne issata la colonna infame, appunto infame a ricordo di questi due uomini. E di fronte venne messa una lapide, che poi vedremo al castello, che ricorda tutto quello che successe in quel periodo. E la colonna rimase lì fino al periodo di Maria Teresa d'Austria, che decise di spostarla. Nello spostamento la colonna si ruppe e quindi la disotterrarono nel luogo in cui era stata collocata per diversi secoli. La colonna è rimasta lì fino a quando hanno, una ventina di anni fa, costruito questo palazzo, che è un palazzo, uno dei palazzi più recenti del centro di Milano. E a ricordo, naturalmente, la colonna non è stata trovata, probabilmente si erano dimenticati che era risotterrata lì, e poi a ricordo di questo monumento decisero di mettere una scultura che ricorda la colonna infame e una targa che cita appunto Manzoni e i Promessi Sposi. Ok, quindi ragazzi, la lezione che traiamo da questa storia è attenzione, attenzione veramente alle cacce all'untore. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!